ragazze, oggi nuovo video e questo sarà il video, aspettate un secondino che qui non vedo se sono messa a fuoco. Ok, questo sarà un video sui rossetti, era un po' che non ne facevo uno sui rossetti, forse l'ultimo era quello tipo il tag, credo, un tag sui rossetti. Però volevo parlarvi un attimino, farvi una carrellata veloce dei rossetti che ho. Li divido magari per marche, in senso vedrete prima i rossetti, che ne so, Kiko, poi MAC, poi Essence e così via. Così per darvi qualche consiglio, almeno sui colori che ho io e se ve li posso consigliare o meno. E quindi iniziamo subito. Non ne ho, cioè ne ho un bel po', per essere rossetti ne ho abbastanza, li tengo tutti qui dentro. Questo è un porta piantine classe di mia madre che io ho sapientemente rubato e utilizzato per mettere i miei rossetti. È diviso in tre scompartimenti, peccato che ne ho troppi e non mi entrano più, non me ne entra uno. Però vabbè, insomma. Allora, iniziamo da quelli Kiko. Allora, di Kiko ne ho, ve li faccio vedere divisi per varie tipologie, che Kiko faceva almeno prima vari tipi di linee. Allora, abbiamo i creamy lipstick, che sono questi, quelli con la confezione opaca, e ne ho 4. Poi abbiamo questi qui, che sono quelli nuovi, e ne ho altri 4, che sono quelli che trovate tuttora in negozio. Questi erano usciti prima, li hanno messi come novità e poi li hanno sostituiti, diciamo, hanno sostituito i creamy lipstick, ad esempio, con questi qui, e ci sono quelli opachi, sheer, eccetera. E poi ci sono due, che sono gli smart lipstick, credo, che sono quelli che ho preso in saldo ultimamente, quindi questi sono i più recenti. Questi ve ne parlo proprio brevemente perché comunque li avete già visti in quel video, se non l'avete visto ve lo lascio qui così lo potete andare a vedere. Abbiamo il numero 92, che è questo nude che molti di voi mi avevano consigliato. È un nude, diciamo, più tendente al rosa che il beigeolino, non fa l'effetto morto sulle labbra, perché è una cosa, a parte il creme di nude che ho adorato, è una cosa che non mi piace moltissimo, ed è questo. È senza glitterini, diciamo, rimane cremoso, opaco, cioè... Facciamo così, allora, quando dirò matte significa che è proprio opaco sulle labbra. Se dico opaco senza glitter significa che ha un finish sì lucido ma senza glitterini all'interno. Spero che ci capiremo. E questi l'ho pagati in offerta, 1,99€, e questi mi piacciono molto. Peccato la durata non sia proprio delle migliori, però comunque li ho pagati talmente poco che va benissimo. E poi ho l'88, che è ancora il più bello secondo me dell'altro, perché è ancora il più particolare, che è questo bellissimo rosso. Questo ha dei riflessi all'interno che tendono leggermente al violetto, ed è questo. Questo è veramente bello sulle labbra, è ancora più bello secondo me. Ha molti riflessi, anche questo non ha dei glitterini veri e propri, ma diciamo che riflette vari colori a seconda della luce. Anche questo è bellissimo. Poi passiamo ai creamy. I creamy io li adoravo, mi dispiace un sacco che li hanno tolti, ed ho il 392, che è il mio preferito. E chi si ricorda, chi mi segue costantemente sa perché è il mio preferito, sa che colore è, ed è questo rosso stupendo. Ve lo faccio vedere. Un rosso lucido, bello, laccato, molto chiaro, non è un rosso di quelli super scuri, ma è veramente bellissimo sulle labbra. Questi hanno si stendono molto facilmente e durano anche di più in confronto a quelli che vi ho fatto vedere prima. Poi abbiamo il 393, se lo trovo, eccolo, che è questo che invece non uso mai perché è troppo giallo, ma è veramente giallo. Questo l'avevo fatto scegliere al Corrado e naturalmente ho sbagliato, non dovevo, ma insomma, vabbè, per amore. Questo è veramente giallo, io spero si veda, fa un effetto bruttissimo, l'ho usato una volta per un tutorial, poi mi sono resa conto che mi stava malissimo e non l'ho più messo, quindi questo non mi piace per niente. Poi abbiamo il 397, questo è un altro nude, questo è un po' meglio perché è un pelino più scuro del 93, sempre sottotono beige, quindi meno caldo, meno rosato, però è più mettibile e sbianca, ingiallisce meno i denti. Ed è più un color caramello, diciamo. Eccolo, questo qui in alto. Vedete? Quest'altro era molto più chiaro. Questo è molto più bello. Anche se comunque io non uso molti beige sulle labbra. Non uso i colori molto freddi sulle labbra. A parte che non sia un bel rosso freddo, gli altri non li uso molto. E poi abbiamo il 393, che è un nude molto più tendente a rosa. Diciamo anche un po' al pescato, però meno freddo in confronto agli altri. Ed è questo qui. Questo forse è il primo che ho comprato. Ed ecco qui, vedete, questo è un colore proprio semplice, carino da mettere anche tutti i giorni di mattina. Riprende molto il colore delle labbra, ecco, non è così forte come lo vedete sulle mani. È uno di quei colori tranquilli, diciamo che vanno bene con tutto. Ok, poi passiamo a questi, che praticamente sono appunto, si dividono in varie diciamo, collezioni. E mi pare che il tipo di finish cambia anche il packaging, quindi ce ne dovrei avere tre tutti uguali e questo dovrebbe essere di quelli opachi. Ve lo dico subito, questo è il 604, vediamo un attimo che colore è. Sì, infatti questo è l'opaco, completamente opaco,
ed è un arancione, spero che si veda, è proprio arancione. Anche questo non lo uso quasi mai perché secondo me gli arancioni non mi durano molto, però anche questo è molto bello, molto arancione. Se vi piace un arancio prendetelo, assomiglia molto a un rossetto di MAC arancione. Io volevo prendere, poi ci ho ripensato perché ho fatto no, ci devo spendere quasi 20 euro per un rossetto che non userò quasi mai, quindi ho preferito prenderlo questo. Prendere questo qui costa sui 6-7 euro, anche questo non è pochissimo, però ha una buona durata, seccano un po' le labbra essendo opachi, quindi basta o ripassarlo o mettere un po' di burro cacao e va benissimo. A chi piace l'arancio prendetelo perché è veramente molto scrivente. Poi abbiamo questo che è il, se non c'è più scritto, non so dirvi che numero sia. Ah, comunque è uno degli ultimi che ho preso, che è questo bellissimo viola scuro, quasi nero sembra, ma non è nero, io lo adoro questo colore. Ci ho fatto un tutorial, ve lo lascio qui perché non mi ricordo come l'ho chiamato. Questo è bellissimo, è un colore, è diciamo un incrocio tra un marrone e un viola scuro, è molto bello. Quest'anno andava molto di moda e poi lo volevo un colore scuro. Ultimamente mi è presa la fissa di mettermi i rossetti scurissimi con la pelle cadaverica e i capelli scuri. A molti di voi non piace, lo so, ma io sto andando pazza per questo colore. E magari se non lo volete proprio così scuro basta tamponarlo un po' con, con un po' di carta e un po' il colore si va ad affievolire, quindi poi non avrete proprio le labbra completamente nere. Anche se Corrado comunque questo rossetto non lo può vedere, dice che sembra troppo mortisia. Io lo prendo come un complimento quando mi dicono che sembro mortisia, però insomma. Poi abbiamo il 524, che è questo che è ancora forse peggio, che è il grigio. Questo l'avevo preso un po' per curiosità. Questo anche è bello. È un grigio che però ha dei, secondo me, dei riflessi sul rosa, perché quando lo andate a stendere è strano. Anche questo è molto bello, però io questo tuttora non so come abbinarlo. Ho provato con gloss rosa sopra, comunque l'effetto non è mai troppo bello, insomma non è piacevole da guardare come effetto, non so spiegarvi. Quindi questo magari lo uso per Halloween, per le feste, per gli avvenimenti un po' più strani e particolari, però comunque se cercate un rossetto grigio, questo di Kiko va benissimo. E poi l'ultimo, che è il 517. È questo rosa Barbie, questo è veramente, cioè, da, bisogna mettersi gli occhiali, ma voi non vedrete quanto è veramente forte. Non è quello che ho sulle labbra io oggi, ne ho un altro, anche questo è bellissimo, adesso mi scordo sempre di usarlo. Dove sei? Non ti vedo, aspettate. Io mi devo incastrare per fare gli swatch praticamente. Io spero si veda comunque questo, ma non credo. Eccolo qua, lo vedo. Anche questo bellissimo, molto forte. Se vi piacciono i fucsia forti, provatelo perché è veramente un bellissimo rossetto. Ok, Kiko, abbiamo finito. Passiamo alla Catrice, che ne ho solamente due, anche se li conoscete benissimo questi, credo. Mi tiro sulle mani perché fra poco inizierò a colorarmi anche le braccia. Sono gli Ultimate Color, e mi sa sono anche gli unici rossetti che fa la Catrice, mi sa sì. Abbiamo il 110, che è il Pink Me Up, che è il primo che ho comprato e che adoro, che è questo bellissimo colore, infatti è veramente consumato. E questo è il colore. Questi anche non hanno glitterini. Questo diciamo che sembra un rosso ciliegia, un rosa fragola, insomma vedete voi. Molto 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 bello, sono molto morbidi. Secondo me un po' difficili da stendere, nel senso sono talmente morbidi che dovete prestarci molta attenzione quando li stendete perché rischiate di andare fuori senza accorgervene. Però sono veramente belli e costano veramente pochissimo, tipo 3-4 euro forse. E poi abbiamo l'altro, che è il 160 Tell Me a Berry Tail, che è quello un po' più scuro. Questo l'avete già visto in qualche video di acquisti. Comprato quest'anno perché appunto ho la fissa per i colori un po' più scuri. E questo lo uso soprattutto di sera. Eccolo qui. Anche questo molto molto bello. Mi piace tantissimo questo colore. E se avete qualche rossetto della Catrice da consigliarmi, scrivetemelo qui sotto perché così vado a dare un'occhiata. Comunque io porto dal rosso al fucsia al violaceo, questi colori qui. Quindi se avete qualche colore di questa tipologia da consigliarmi, scrivetelo qui sotto e mi farebbe piacere andarne a trovare qualcun altro carino. Le Essence, di Essence ne ho tre, io penso li facciano ancora questi, però non ne sono certa, perché i rossetti Essence non è che mi piacciono tantissimo, perché sono un po' troppo sheer. Io non metto i rossetti sheer, non metto luci da labbra, metto solo rossetti forti, o nude, dipende dall'occasione, e quindi ho preso questi tre giusto per provarli, ma insomma, niente di che secondo me, insomma, sono più dei, potrebbero chiamarli tipo burro cacao con un pizzico di colore. Abbiamo il 52, che è il più famoso, che praticamente è finito. Sono talmente morbidi questi rossetti che li finite e neanche ve ne accorgete. Io questo ve lo swatcho, ma non credo si veda. È un nude proprio chiaro, 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 chiaro. Cioè, non credo si veda. Non credo. Comunque un nude, che, cioè, in teoria se era più scrivente era un nude perfetto, perché il punto di colore secondo me è perfetto, però non sembra un lucida labbra quando lo stendete. Quindi se volete un burro cacao o un lucida labbra prendetelo, e poi durano pochissimo.
Poi abbiamo il 55 che è Coralize Me, che è un color pescato. Questo è già un po' meglio, perché è un po' più evidente, ma anche questo, cioè, in confronto agli altri rossetti che vi ho fatto vedere, è abbastanza... cioè, è relativo. Però insomma, già si vede un po' di più in confronto all'altro che sembra trasparente. Questo è carino, lo metto quando faccio i trucchi, io sul verde e sull'azzurro, perché mi piace mettere l'azzurro e il verde con i pescati o gli aranciati. Visto che gli aranciati non li uso molto perché trovo che non mi siano bene, preferisco mettere un pesca chiaro. E poi ho questo che non so perché l'ho preso, che è 61 I Am a Lobstar, che è un arancione con dei glitterini dorati all'interno. Non mi chiedete perché io ho comprato questo rossetto, non l'ho mai usato, credo. Anche questo non è molto evidente, quindi in confronto magari a quello Kiko lo posso anche usare meglio, però comunque non, a me non piace l'aranciato sulle labbra, è più forte di me. Non lo so, non mi piace, forse su una pelle abbronzata già sarebbe meglio, infatti forse devo aspettare l'estate. Però, boh, questo già si vede un po' di più, sì, però questi glitterini dorati all'interno che, boh, non mi piacciono proprio. Ah, uno di Catrice, ma io questo lo faccio vedere un attimo perché lo sapete, ormai l'avete visto e rivisto, è questo qua, il Bloody Red, che era della collezione Revolter, che è il mio rossetto preferito in assoluto, credo, che è il rosso opaco. Questo lo faccio vedere proprio così tanto bene, ma ormai lo conoscete veramente benissimo. Ha un rosso bellissimo opaco, cioè ve lo posso far vedere vicino a quello, questo qua è quello di Kiko. Vedete, come punto di colore sono molto simili, solamente che uno ha un finish lucido e l'altro è opaco. Molto bello comunque. Ok, passiamo ai MAC. MAC ce n'ho. Aspettate, vediamo se ce l'ho tutti soprattutto. Sì, ce n'ho 5 e poi avevo anche tempo fa il Creme de Nude, ma l'ho finito, non l'ho più comprato. Allora, abbiamo, vi faccio vedere prima quelli della collezione standard, e abbiamo uno matte, che è l'Honey Love, l'ultimo che ho comprato, credo, sì, che è appunto un bellissimo colore opaco, nude, il mio nude preferito ultimamente. Questo qui. Bellissimo nude che ha, tende leggermente a rosa, anche se comunque ha un sottotono abbastanza freddo. Diciamo che una via di mezzo, secondo me è un bel punto di colore, invece moltissimo. E poi abbiamo il fucsia per eccellenza, secondo me se cercate un bel rossetto fucsia prendete questo, che è un Amplified, è il Girl About Town, è stupendo questo rossetto, cioè io so per certo che chi lo guarda o chi lo compra poi ne rimane estasiato, perché è veramente bello. È distrutto, poverino, per questo qui. Con una passata vedo un'intensità di colore che, wow, bellissimo questo, stupendo. Forse questo è stato uno dei primi che ho comprato e mi piace un sacco. Poi abbiamo questo della Viva Glam, che è il Nikki, che è un satin, anche se secondo me potrebbe tranquillamente sembrare un Amplified. Qui vedete ha la confezione diversa e qua è l'autografo di Nicki Minaj. Questo è un colore un po' più estivo, io lo uso soprattutto d'estate perché è molto forte, è un evidenziatore praticamente. Sembra un rosa Barbie con dei riflessi pescati, ma è molto strano, sulle labbra varia molto, ma è veramente forte come colore. È molto bello anche questo, l'ho voluto prendere perché era un colore particolare. Io cerco alla MAC di prendere o colori base, infatti adesso voglio andare a prendere il rosso opaco, che non mi ricordo mai se è Ruby V o il Russian Red, uno dei due insomma. E poi prendo sempre un opaco, un nude, e poi cerco di prendere colori un po' più pazzi. Poi abbiamo questo qui, che è un Amplified, che è il violetta. Io l'ho preso con la collezione dei cattivi Disney, ma c'è anche nella collezione normale. Questo ho fatto a bella, carino il packaging, per 1 o 2 euro in più ho fatto, vabbè. Violetta è stupendo, quando ce l'ho su me lo chiedete sempre che colore è. Ed è questo viola. Semplice, semplice. Questo è bellissimo. È un viola stupendo, che ha un sottotono fucsia comunque. Non è proprio un viola troppo scuro, è molto bello come colore. Questo mi piace un sacco. E poi l'ultimo, che è quello che ho preso a Valencia, che è un satin della collezione Marilyn, che è Love Goddess, che ha questo bellissimo rosso fragola. Bellissimo questo. Questo secondo me potrebbe essere veramente... cioè, se volete... sì, secondo me sono uguali praticamente. Questo qui, vedete? È praticamente identico a quello di Catrice, se lo trovo. Al 110 Pink Me Up. Vediamo un attimo vicino, perché secondo me sono veramente uguali. Spero di no, perché sono due rossetti identici. Ma praticamente, forse quello di Catrice è leggermente più tendente a rosa. A voi vi sembrerà molto più rosa, ma non c'è tutta questa differenza. Ma potrebbero essere veramente quasi lo stesso rossetto, almeno visto qui. Se volete, se non avete trovato questo, oppure non l'avete potuto prendere, eccetera, secondo me provate questo, perché gli assomiglia tantissimo. Ve lo ripeto, il 110 Pink Me Up, perché secondo me si assomigliano veramente parecchio. Quindi spero di avervi dato qualche aiuto. Ok, manca questi qui, mi pare di avervi fatti vedere tutti. Poi ne ho due di The Body Shop,
questi mi erano stati inviati dal sito, dalla ditta, insomma. E abbiamo lo 01, che è un nude, questo è distrutto, perché l'ho dato a mia madre, cioè non esce neanche più. Non ve lo posso far vedere. Un nude molto carino, e non è molto evidente sulle labbra, diciamo che è quasi un lucido, e ha dei glitterini dorati all'interno, però non sono troppo evidenti. Guardate questo qui. Non si vede, mi sa. Questo qua, molto carino, e tende leggermente al pescato. E poi questo non rientra più, vabbè. E poi abbiamo lo 04, questo è ancora un po' più forte volendo, ma neanche troppo, che è un satinato secondo me, che ha dei riflessi. Un rosa, sembra un rosa antico quasi, dove ve lo faccio vedere. Qui. Sì, un rosa antico con dei riflessi rosa più chiaro. Vedete? Questo qui. Anche questo è carino, sono molto morbidi, però non durano tantissimo sulle labbra questi. E non so dirvi il prezzo perché non ho guardato dal sito, quindi non saprei dirvi. Poi abbiamo il rossetto che ho sulle labbra, quindi non ve lo swatch. Questo è di Kryolan, mi era stato inviato dal sito Stock Makeup per partecipare al concorso. Questo qui è della Kryolan ed è il numero, credo sia LC121. Non lo so, mi piace tantissimo, è un bellissimo rosa. Molto simile, volendo anche, no, non è anche un po' quello che vi dicevo, quello di Kiko Fucsia, ma no. È molto bello, rimane lucido, non ha glitterino, non ha niente, dura anche tantissimo questo rossetto. Fantastico, non so quanto costino i rossetti Kryolan, sinceramente, ma sono veramente ottimi secondo me. Questo è perfetto. Poi abbiamo il rossetto Avon, questo ve l'ho fatto vedere, che è della Color Trend. Ed è il Lucky Kiss, un bellissimo rosso glitterato, un rosso molto scuro glitterato. Bellissimo. Questo qui, questo cerco di farvelo vedere, ma non so più dove farvi vedere i rossetti. Questo è molto bello, dura niente praticamente, cioè lo mettete e già si è tolto. Dove sei? Questo è molto più scuro di come lo vedete. Dovete metterci per forza una base, una matita sotto, perché altrimenti non si vede per niente. Però poi l'effetto sulle labbra è fantastico, e io l'ho usato molto durante le vacanze natalizie. E poi l'ultimo, che non uso quasi mai veramente, ed è un peccato perché è un bel colore, ed è della Ever, ed è il 16 melanzana. Questo l'ho preso alla Coin, che è questo bellissimo violaceo, molto bello. Questo infatti dovrei riutilizzarlo perché è un bel colore, però mi scordo sempre di avercelo, come al solito, quando uno ha troppe cose poi si scorda. Ed è questo qui, questo qua. Bello, non è un viola troppo scuro, magari vedete in relazione a questo è molto meno scuro, però è veramente un bel colore, da sera molto carino. E poi devo dire, mi pare che questo era molto resistente, dovrei riprovarlo per esserne sicura, però mi ricordo che non era malaccio. E niente ragazzi, io con le mani tutte belle in piastricce di rossetto vado a lavarmi, perché se no faccio un casino. Spero che questo video vi abbia dato qualche indicazione sui rossetti. Se qualcuno di questi le volete provare, o se ce l'avete, fatemi sapere. Se avete qualche rossetto da consigliarmi, qualche bel colore acceso, forte o particolare, scrivetemelo qui sotto. E niente, io vi mando un bacione e al prossimo video.